seme dimenticato, un piccolo seme dimenticato da anni, un piccolo seme dimenticato. Nella tranquilla campagna del Basso Pavese, a pochi chilometri dal Po, fra le province di Lodi, Pavia e Piacenza, si trova la Cascina Pratolina. Siamo a Badia, dove viene allevata una razza molto pregiata di bovini, la Chianina. 150 capi curati dai fratelli Ferdinando e Alessandro Capelli, che portano avanti il prezioso lavoro del padre Carlo. Fu proprio lui, nel 1989, ad iniziare l'allevamento della Chianina. Nostro padre ha voluto portare qui a Badia Pavese queste 10 manze, da cui è cominciata tutta la storia del calmarsi con metodi intensivi. E, noi la stiamo pensando facendo crescere la stalla, aumentando le superfici a forestazione per un utilizzo sia turistico che venatorio. Abbiamo aumentato tantissimo in questi ultimi anni le superfici a prato e manteniamo comunque una superficie abbastanza importante per la coltivazione del riso Carnaroli, solo Carnaroli, e le coltivazioni che i cereali che occorrono per l'alimentazione degli animali, che è il mais e l'orzo. Bovini nati e nutriti con alimenti naturali, per una carne povera di grassi e ricca di sapore e tenerezza, tanto che una volta alla settimana, al sabato, c'è la vendita di carne fresca direttamente al consumatore, ma solo su prenotazione. Abbiamo ripreso il sistema d'allevamento dei nostri colleghi toscani, anche perché abbiamo visto che intensificando l'alimentazione, un'alimentazione troppo tecnologica, dava degli squilibri. Abbiamo eliminato gli insilati di mais, che è tipico della pianura padana perché è l'alimento più economico, inserendo assolutamente l'alimentazione a secco nel periodo invernale, quindi fieno, e nel periodo estivo alla fase riproduttiva della stalla va il verde. Da novembre ad aprile successivo si va col fieno. Mentre per l'ingrasso, per gli animali che sono all'ingrasso, si usa un'alimentazione esclusivamente a fieno, con l'aggiunta importante del mangime che produciamo noi. Fan parte dell'azienda 160 ettari di terreno, la metà coltivati a riso, mais, orzo e prato, oltre alla forestazione per la produzione di biomassa. È nuova forza per essere veri, è nuova forza. Questa è una grande azienda familiare. Le sorelle Maria, Elena e Claudia si occupano infatti della parte enogastronomica, tutti i cibi genuini, ovviamente qui all'agriturismo ai due taxodi, a due passi dalla Pratolina. Qui da noi si possono mangiare i prodotti che produce l'azienda agricola Pratolina, che è gestita dai miei fratelli, e i prodotti principali che noi offriamo sono la carne e il riso e poi a seconda della stagione la frutta e verdura dell'orto. Il tutto è fatto in casa in maniera così molto semplice e il trattamento è familiare. Abbiamo 4 camere, un mini appartamento, 2 camere abbiamo cercato di mantenerle così come erano in origine, per cui sono molto grandi, con il pavimento in cotto originario e niente, sono abbastanza così caratteristiche proprio perché bene o male risalgono all'Ottocento, mentre le altre due per motivi di ristrutturazione sono un po' più piccoline, comunque accoglienti, e il mini appartamento vabbè invece è più sul moderno, però c'è la cucina, c'è tutto quanto che può andare bene per una famiglia tra i 4 e 5 persone. In ogni cuore in me. 80 coperti, 4 camere al piano superiore, tutto qui riporta con la mente al passato. Infatti la casa risale al XVI secolo. In origine era un manso dell'abbazia dei monaci benedettini di Santa Cristina, che per primi bonificarono la campagna un tempo paludosa. Noi siamo proprio immersi nella campagna, c'è molto silenzio, è la cosa che bene o male tutti i miei ospiti mi fanno notare, della cosa la gradiscono molto, perché insieme al silenzio comunque si sentono dei rumori inusuali, come appunto il cinguettio degli uccellini, il gracidare delle rane, no? Che insomma per tante persone che vengono dalla città sono praticamente dei suoni nuovi, insomma, anche se sono molto antichi.
E qui siamo attorniati da campi di mais, di riso, di frumento, da boschi, e proprio perché anche mio padre ha sempre tenuto a mantenere il più possibile dei begli alberi, per cui chi viene qui ama gli alberi, vede anche dei begli alberi come i due taxoli. In me, in te, in chi cerca l'amore.